giorno la resurrezione è possibile. Ogni giorno una nuova nascita è alla vostra portata. La vita comincia sempre oggi. Il passato segna quello che è il vostro presente, ma ogni giorno la vita comincia, ogni giorno la vita può ricominciare. Quindi non vivete guardando sempre indietro, non vivete guardando sempre in avanti, buttate nel bidone il passato, il futuro, perché l'unica cosa che esiste è il presente. Vivete il presente, vivete l'oggi con la consapevolezza che ogni giorno potete rinascere. Non cancellando tutto quello che è stato, non è possibile, ma senza rimpianti, senza rimorsi, senza ossessiva nostalgia nei confronti di quello che è stato, ma senza nemmeno un'eccessiva ansia per quello che sarà il futuro. L'unica cosa che abbiamo è il presente, il futuro non lo possiamo controllare, il passato non lo possiamo cambiare. Non viviamo proiettati all'indietro, non viviamo proiettati in avanti, altrimenti ci dimentichiamo dell'unica cosa che abbiamo, l'adesso. Vivete cercando di scoprire chi siete e vivete cercando di esprimere la vostra autenticità e la vostra unicità. L'unico successo nella vita è vivere come voi volete, ovviamente nel rispetto degli altri. Questo è un mondo dove vi dicono come dovete vivere, è un mondo dove vi sono soltanto copioni. Non seguite il copione, non seguite il gregge, solo così avete la possibilità di essere sereni, altrimenti sarete schiavi fino alla morte. La vita non è nient'altro che una condanna a morte, una brevissima parentesi tra il non esistere ed un nuovo non esistere. In questo attimo che è l'esistere, cercate di non vivere eccessivamente da schiavi, liberi di essere chi siete, liberi di essere chi siete, e ora rinascete con me. Ma sono sicuro anche che, a parte poche pecore nere, le migliori, tutto il resto del mondo non ascolterà il mio messaggio, allora forse è meglio tornare a dormire.